Ciao a tutti, vogliamo condividere con voi le riflessioni che molti ci hanno inviato rispondendo alla domanda: e a te cosa manca? Manca la propria casa di studente perché è tornato in famiglia e si sente stretto. Manca la relazione con il mondo, le persone che si incrociano ogni giorno, tutte quelle immagini della società che incuriosiscono e stimolano l'immaginazione. E mancano perfino le emozioni che prima infastidivano perché comunque fanno sentire di essere vivi e in contatto con se stessi. Manca la scuola, luogo odiato e amato allo stesso tempo. Ci avete raccontato mancanze difficilissime da sopportare, come la mancanza della propria mamma. Tanti di voi ci hanno detto quanto manchi un confidente, una persona di riferimento che faccia sentire al sicuro. E mancano moltissimo anche cose che apparentemente sembrano superficiali, come scegliere cosa indossare, ma che invece sono piccoli gesti quotidiani che danno grinta e personalità alle nostre giornate. Ci avete raccontato che vi manca tanto la leggerezza, le serate con gli amici, le risate. Vi mancano gli abbracci e il contatto fisico con le persone che amate, la libertà di andare dove si vuole, la spensieratezza. Quello che oggi vogliamo dirvi è che tutto quello che ci avete raccontato sulle mancanze rivela una vostra incredibile capacità di mettervi in ascolto con voi stessi e di cogliere quello che per voi è importante. Questa è una risorsa che forse non sapevate neanche di avere, ma che invece c'è. Sapete cosa vi manca, siete stati capaci di riconoscerlo, lo avete messo in parole e in immagini. Questa è una capacità preziosa e sapere di averla speriamo possa esservi utile in altri momenti di smarrimento. I vostri messaggi raccontano di ragazzi e ragazze che nonostante stiano attraversando un momento così difficile non hanno smesso di desiderare. E il desiderio nasce dalla mancanza. I vostri racconti dicono chiaramente che nonostante tutto ciò che sta accadendo sapete ancora cos'è la libertà e cosa volete per il vostro domani. Grazie per aver condiviso con noi e con gli altri della community tutti i vostri pensieri. Vi siete sperimentati in un esercizio davvero complesso. Continuate a seguirci su queste pagine perché grazie ai vostri contributi usciranno nuovi temi e nuove proposte per accompagnarvi in questa nuova fase di transizione. A presto dall'equipe di Kick the Quarantine.